Laurence Olivier in Khartoum, Jack Palance nei Professionisti, Oliver Reed, Bruno Neal, Robert Hossein, Lex Barker, Kirk Douglas, Michel Piccoli, Richard Widmark, Robert Mitchum, Gregory Peck, Robert Duvall, Robert Shaw, Ruth Hauer in Lady Hawk, Gary Cooper in un vecchio film del 39. Dopo la prova di Bergman e doppiavo Erland Josephson, Laurent Tassieff, Michael Caine, Arnold Schwarzenegger, Terence Stamp, Burt Lancaster, William Holden, Donald Sutherland, eccetera, eccetera, eccetera. Massimo Foschi, attore teatrale, televisivo, cinematografico e doppiatore. Lei si iscrive all'Accademia d'Arte Drammatica Silvio D'Amico nell'anno accademico 1959-1960. Docenti sono Giorgio Bassani, Orazio Costa, Wanda Capodaglio, Sergio Tofano, Carlo D'Angelo. Può darci un ricordo di questi maestri e dell'atmosfera che si viveva in questa fucina di artisti in riferimento alle scuole di recitazione di oggi? Io per esperienza vedo che le scuole sono sempre uguali, nel senso che possono avere più o meno riscontro oggettivo negli allievi a seconda che siano più nel loro tempo o meno, ma non c'è problema. Tanto la base è una base tecnica che serve comunque a tutti gli attori e quindi quella è comune, deve essere comune a tutte le scuole. L'Accademia allora aveva un'importante base tecnica, non c'erano metodi particolari seguiti, se non un unico metodo che aveva provato Orazio Costa di applicare un suo metodo, il metodo mimico. Oggi ci sono più metodi nelle varie scuole, ognuno poi ha un proprio. Molti derivano dall'esperienza di Grotowski, derivano dalle esperienze yoga, applicazioni di tutto questo. L'importante per un attore intanto è prima di tutto la consapevolezza, oltre ai fatti tecnici, cioè il respiro, essere consapevoli del proprio respiro, del proprio corpo, del proprio corpo nello spazio, e fondamentalmente qui ci si lega molto a yoga e a tutte le altre discipline che sono venute in auge, diciamo, in questi ultimi anni, ultimi decenni, proprio attraverso il respiro. Nel doppiaggio, per esempio, una delle cose che mi dicevano i vecchi direttori, gli insegnanti, diciamo, devi prendere il respiro dell'attore che stai per doppiare. Lascia perdere il sync, dice, però devi trovare il ritmo. Ecco, è la stessa cosa per questo. Allora, negli anni 60, alla fine degli anni 50, all'inizio degli anni 60, l'Accademia è stata, lo è ancora tutto sommato, era stata veramente una fucina. Erano usciti tutti i più grandi attori, forse no, forse non Enrico Maria Salerno, no, ma da Gianni Santuccio, che aveva frequentato dopo che aveva già fatto le esperienze di attore, a Vittorio Gassman, Manfredi, Panelli, eccetera. Tutti avevano fatto l'Accademia, anche perché c'era praticamente quasi solo quella di scuola.
l'Accademia a Roma e a Milano c'erano i filodrammatici, un'altra scuola, dopo è venuta la scuola dei Strehler. Oggi purtroppo, dico purtroppo, c'è un pullulare di scuole, molte per ottenere i finanziamenti europei, troppe. Anche perché sembra, poi la televisione induce, certi programmi inducono a pensare che l'avvenire sia fare l'attore, il cantante o il ballerino. No, l'avvenire è vivere nella nostra società, ognuno con una specializzazione, ma fondamentalmente con il senso di stare socialmente insieme agli altri. Questa è una cosa, se prendiamo l'esempio di quello che stiamo vivendo in questi giorni, in questi crisi, il fatto delle tasse, che ci sia chi non vive socialmente, cioè chi non paga le tasse, addirittura evasori totali, ecco, prima di tutto dobbiamo imparare a essere cittadini, poi dopo. Io chiedo scusa se mi lascio andare a queste cose, ma io credo che comunque, qualsiasi mestiere si faccia, l'attore o il commerciante o il calzolaio o l'avvocato, prima di tutto c'è questo, il senso di stare insieme e ognuno col proprio mestiere deve servire agli altri. Questo ci hanno insegnato. Costa, per esempio, fondamentalmente, ma anche gli altri Bassani, che era, non dico un maestro di vita, ma sapeva leggerci dentro, noi che eravamo poco acculturati e lui che invece era un grande uomo di cultura, ma anche gli altri che avevano un'esperienza diretta, Sergio Tofano, la modestia. L'impegno è una grande lezione di vita. Più si ha a che fare con degli uomini che, o delle donne, naturalmente, che hanno una vita vissuta secondo dei principi che sono quelli di cui parlavo prima, cioè la socialità, e più impariamo anche noi. Non possiamo che concordare. I suoi colleghi d'accademia, che è bene ricordare si sviluppa in 3 anni di studio, sono Pietro Biondi, Rita Di Lernia, Sergio Di Stefano, Michele Calamera, Melina Martello, Paila Pavese, solo per citarne alcuni. Che ricordi ha di questo gruppo di attori che daranno un contributo notevole al doppiaggio dalla metà degli anni 60 in poi? Ricordi ancora attuali, nel senso che ci si incontra occasionalmente o per lavoro o per circostanze simpatiche, come ho rincontrato Melina dopo tanti anni al giorno Ghostbusters Day qui a Villa Borghese, alla Casa del Cinema, hanno festeggiato un anno fa, mi pare, grosso modo, dei fans di Ghostbusters, tutti anche loro come i fans di Guerre Stellari, tutti con i costumi, con il gas, con le cose. Mancava solo il fantasma, ecco, non. Io ci sorrido un po' su queste cose perché, però, viva Dio, sono innocue tutte, quindi non. Si potrebbe anche occupare il tempo in altro senso, però va benissimo. E quindi un incontro con i Ecco, ho doppiatori. incontrato Melina, ho incontrato che non vedevo da tanti, tanti anni. Poi recentemente io ho girato un corto per il museo del Palazzo Farnese di Caprarola e alcune figure, ero l'unico attore in carne ed ossa, tutto il resto erano fotografie che si muovevano oppure ritratti di pittori, e che però parlavano, e quindi uno dei ritratti aveva la voce di Melina. Ecco, quindi ci si incontra con
così molto. Intanto abbiamo condiviso, oltre che l'Accademia, un'esperienza di lavoro comune insieme a Orazio Costa, quando lui aveva fatto subito dopo l'Accademia, dopo il nostro ultimo anno d'Accademia, aveva fatto una compagnia, il Teatro Romeo. E lì ci siamo trovati tutti, veramente tutti. Quindi abbiamo fatto teatro insieme per un po' di tempo con Paila, ecco, con Paila Pavese abbiamo condiviso, lei era già, no, siamo più o meno entrati soci alla CDC, più o meno nello stesso tempo. Lei c'era già da un anno, io. Quando mi arrivò la notizia, che ero stato ammesso come socio e avrei dovuto versare, mi ricordo, mi pare 500.000 lire allora perché ero nella categoria più bassa, poi dopo ero categoria C, poi si andava a B e si andava ad A, naturalmente aumentava ogni volta la quota di partecipazione, però aver raggiunto il top, ragazzi. E stavamo recitando, stavamo facendo il Don Giovanni a Milano, il Don Giovanni di Molière, con la regia di Orazio Costa, e stavo recitando con Paila Pavese. E fu Paila che mi portò la notizia e mi disse: sai, mi ha telefonato mio zio, i Pavese, padre, zio, il fratello. Che lavora, che sei stato ammesso come socio. Ecco, tante cose ci hanno uniti allora e continuano ancora oggi. Un legame che dal passato dell'Accademia poi al futuro del Sì. doppiaggio. Nel 1978 recita nel ruolo di Calibano in La Tempesta di William Shakespeare, diretto da Giorgio Strehler. Può ricordare questa esperienza? I suoi colleghi, Tino Carraro, Giulia Lazzarini, Claudio Gora, sempre solo per citarne alcuni, e per i tanti giovani che seguono il nostro sito, la figura umana e artistica di un regista come Giorgio Strehler, che probabilmente le generazioni d'oggi conoscono molto poco. Sì, l'esperienza con Strehler è stata fondamentale, veramente. Io ho avuto la fortuna di lavorare con alcuni tra i più importanti registi di teatro, a cominciare da Orazio Costa, che ho già nominato, che è stato mio maestro in Accademia, e poi con Strehler, con Ronconi. Con tanti altri, Giorgio De Lullo, con altri registi, Lamberto Pugelli. Ecco, Strehler è stato unico, aveva una estrema capacità quasi unica, rara, di essere poeta. Di essere un poeta che riusciva a fare poesia con le atmosfere che creava a teatro. Ho trovato soltanto un altro regista di quegli anni, ancora vivente lui, Peter Brook, che riusciva a dare attraverso le atmosfere che creava, a dare veramente il senso di poesia. C'erano delle situazioni che riusciva a creare che ti davano un senso di oddio, che cosa ho mangiato oggi a pranzo? Ho la bocca amara. No, non è quello. È quello che accade lì sulla scena, il modo come viene fatto. La stessa sensazione ho provato vedendo un sogno di una notte di mezz'estate di Brooke e vedendo le baruffe chiozzotte di Strehler. Aggiungi che con Strehler ho avuto appunto a che fare non solo con La Tempesta, ma anche successivamente io ho lavorato al Piccolo Teatro per una dozzina d'anni facendo un testo o due ogni anno. Era
era vanesio, tremendamente vanesio. Ognuno ha le proprie debolezze, naturalmente. Ricordo che quando alla ripresa della tempesta, quando alla fine abbiamo ringraziato, Tino Carraro al centro, Giulia Lazzarini alla sua destra e io come Calibano alla sinistra. Facendo Calibano ero tutto nero, tutto dipinto di nero e quindi avevo anche le mani sporche, nel senso che poi mi toccavo le cose, quindi anche le mani erano nere. Al secondo applauso, chiuso il sipario, arrivò anche Strehler, che naturalmente era tutto truccato, come si trucca Berlusconi quando appare in pubblico, con il cerone, con le cose. Andava dal parrucchiere, da Benito, che era il suo parrucchiere di fiducia, si faceva fare il cachet azzurro quasi, lo chiamavamo la fata turchina. E ringraziamo, ci diamo, lui entra tra Carraro e me e mi dà la mano, io do la mano e andiamo avanti, e ci chiniamo, torniamo indietro, si chiude il sipario. Lui appena si è chiuso il sipario mi butta giù la mano e dice: porca, ma mi hai sporcato tutto! Sporcato tutto. Poco le mani, come dico: Giorgio, scusa, è normale, sono tutto dipinto di nero, ecco per dire il suo non apparire comunque, però ecco, aveva questo senso della poesia, un senso della musica, fondamentalmente lui è figlio della musica, prima ancora figlio del teatro. Suonava il violino, però aveva il senso musicale di tutto, della musica vera e propria. Suonava il pianoforte. Ricordo che andai a Parigi a incontrarlo perché voleva parlarmi appunto della tempesta, ed era ospite in casa di una sua amica. E a un certo punto, dopo 4 ore che lui stava parlando, perché parla quasi sempre lui naturalmente, però riesce a darti una quantità di aggettivazione, di motivazioni, eccetera, eccetera. Per cui a un certo punto dico: scusa Giorgio, dovrei andare in bagno. Ah sì, guarda, è lassù, sali la scala. Era una grande sala con una scala a vista. Al centro della sala c'era il pianoforte, io salgo e vado in bagno e comincio, quando sono in bagno sento il pianoforte che lui stava suonando. Quando scendo mi affaccio e guardo giù nella sala e mi fermo perché lui stava suonando, però aspettava me, cioè si stava esibendo per me. Difatti, quando io feci un po' di rumore scendendo e lui cominciò come un grande pianista a fare, era vanitosissimo in questo senso, però era veramente, riusciva ad anticipare quello che tu stavi, le intenzioni di quello che stavi dicendo. Ricordo una volta facevamo La Donna del Mare, sempre lì al Piccolo Teatro, con la regia di Brockhaus, uno dei suoi ex allievi, e lui veniva per dare una mano, anche perché c'era sua moglie che faceva la protagonista e io facevo il marito di lei. E a un certo punto io inizio una battuta di 3 righe e lui, dopo la seconda parola, mi ferma e dice: ah, ho capito, ho capito. E io, un po' interdetto ma anche un po' arrabbiato, dico: scusa Giorgio, che cosa hai capito? Ho detto 2 parole, ho già capito, perché la tua intenzione è questa, questa. Aveva ragione, aveva ragione. E aveva una estrema capacità di raccontare attraverso gli attori, attraverso la scenografia, attraverso le luci. Le luci di Strehler sono famosissime. La perspicacia dei grandi maestri.
Nel cinema, tra i tanti registi con cui ha lavorato, lei è stato diretto da Franco Zeffirelli in Fratello Sole e Sorella Luna e in Otello. Può parlarci di questi due lavori e del maestro Zeffirelli? Sì, il rapporto con Zeffirelli è iniziato dopo un paio d'anni che ero uscito dall'Accademia e feci prima a teatro il Principe della Scala nella sua edizione italiana del Romeo e Giulietta. E Romeo e Giulietta erano Giancarlo Giannini e la Anna Maria Guarnieri. Il rapporto con lui è sempre stato, anche dopo, anche quando poi ho lavorato con lui in cinema, è sempre stato molto aperto. Lui ha questa grande capacità di lasciare gli attori molto liberi, naturalmente dentro a quella che è la sua regia, la sua cosa, ma ci si sente a proprio agio, almeno a me è capitato questo. Quando il rapporto è molto cordiale, molto. Dopo preso parte a Romeo e Giulietta, lui mi chiamò per doppiare il Principe della Scala nel film Romeo e Giulietta, che aveva girato con attori inglesi. E io avrei dovuto doppiare lo stesso ruolo del Principe della Scala. E avemmo una discussione su fatti sindacali. Ci arrabbiamo un poco. E lui considerò chiusa la questione in maniera un po' irritante per me, al punto che io sono romagnolo, sono abituato a dire quello che penso, sono fondamentalmente un anarchico, che però vuole dire quella che è la verità e quello che è il proprio pensiero. Per cui gli sbattei letteralmente i fogli delle frasi che dovevo doppiare in faccia e gli dissi: te lo doppi da solo. E me ne andai, con meraviglia e stupore di tutti naturalmente, perché era già un mostro sacro. Comunque fui messo in quarantena, esattamente in quarantena, perché per 4 anni non mi chiamò più. Poi un amico comune ci fece rincontrare e ridendo raccontammo agli altri questo episodio, questa discussione. Poi mi chiamò appunto per Frate Sole e Sorella Luna e ogni tanto ci chiamava, faceva proiezioni di film a casa sua oppure ci invitava alle prime. E poi mi chiamò per fare il basso Ludovico nell'Otello, nell'opera. E fu una bella esperienza perché io sono fondamentalmente stonato, perlomeno non ho memoria musicale, non ho l'abitudine a questo, ho un condizionamento che probabilmente viene dalla mia infanzia. Ho fatto molta fatica perché dovevo non solo prestare la faccia, ma cantare. E soprattutto il canto originale era di un basso americano, ma io dovevo andare a sync con lui e intonato, diciamo. Quindi per me è stata una gran fatica. Con le cassette mi ripetevo, contavo gli attacchi, contando 1, 2, 3, 4 per gli attacchi. Mi ricordo in macchina con mio figlio, che invece è intonatissimo, che ha quasi un orecchio assoluto, che mi diceva: papà, per favore, non così basso. Un basso non significa, io tendo invece sempre ad abbassare. Comunque l'esperienza è stata bella, tant'è che lui mi ha fatto dei piani di ascolto nell'Otello, nel finale dell'Otello, quando avviene la tragedia finale. Ci sono 5 piani d'ascolto, 5 primi piani d'ascolto, che
cosa rarissima. Io lo ringraziai, gli dissi: Franco, ti ringrazio perché è stato veramente un regalo quello. Ha detto: no, te lo meriti, hai la faccia che hai, eccetera. Portai sul set, mentre stavamo girando l'Otello, qui a Roma, a Cinecittà, una parte l'avevamo girata a Creta, e portai anche mio figlio Marco per fargli conoscere che cos'era la realtà del cinema, non quello che si vede prodotto finito, ma il dietro la scena. E Franco, Marco aveva 10 anni, neanche, e gli disse: hai una faccia molto interessante, avrai un bel avvenire tu. Forse aveva pronosticato bene, nel senso che fa anche lui l'attore, quindi sicuramente è rimasto nel campo. Lei è stato molto attivo negli sceneggiati televisivi da metà degli anni 60 in poi, una televisione didattica che ha permesso alle grandi opere letterarie di entrare nelle case degli italiani. Lei oggi che rapporti ha con la televisione delle fiction? Pessimi rapporti. Poi perché non condivido la quantità di fiction e la qualità spesso bassa, e sembra ci sia l'assalto alla diligenza, poiché il concorrente, in questo caso soprattutto Mediaset, produce del qualsiasi tipo di prodotto faccia, non ha importanza. Ecco che la televisione, la RAI, sostenuta per gran parte dall'abbonamento che ognuno di noi è costretto a fare, invece di seguire quelli che sono i fini, e cioè soprattutto un accrescimento culturale, che loro giustificano facendo altri programmi di tipo televisivo, di tipo scientifico, che so io, oppure quantità enormi di dibattiti, dove sembra che la politica avvenga solo in televisione, gli annunci, il Parlamento non esiste più, dove gli annunci vengono fatti in televisione, non c'è. Io non sono all'antica, sono nell'oggi e sono contrario a questo tipo di cose. Per esempio, ma non lo dico perché faccio l'attore, lo dico come cittadino, in tutti i paesi del mondo si fa teatro anche in televisione, non la ripresa dal teatro, la televisione riprende dal teatro, no, si fa teatro fatto negli studi televisivi. Mia sorella vive a Londra da quasi 50 anni, sono andato naturalmente più volte. Ho visto che alla televisione inglese, alla BBC, la televisione di Stato, diciamo, come c'è la nostra RAI, molti scrittori, anche molto famosi, scrivono teatro per la televisione. E noi, l'idea di elevare culturalmente il popolo italiano, e quindi anche socialmente, come dicevo prima, non esiste per la televisione. Anni fa fu fatto l'ennesima versione televisiva dei Promessi Sposi, l'ultima mi pare, un po' di anni fa. 1989. 1989, esatto. Quella con Alberto Sordi. Quella con Alberto Sordi. Che cosa, l'idea, la grande idea della televisione italiana, di quei poveri funzionari che pensavano di fare un prodotto internazionale, come si fa il film a livello internazionale. Ma allora, ecco, io, anche se non ho approvato l'operazione Bertolucci in Novecento, che racconta la nostra storia italiana, emiliana,
con attori internazionali, però siamo a un altro livello assolutamente di regia, di attori, eccetera. Bene, noi sindacalmente ci opponemmo a doppiare poi in italiano questi attori stranieri e nessuno di noi accettò, con l'eccezione di Alberto Sordi, accettò di prendere parte a questo sceneggiato televisivo. Io portavo una volta a un incontro col pubblico a teatro questo esempio, appunto. Manzoni ha scritto I Promessi Sposi. Noi ne facciamo una riduzione televisiva, però conserviamo, se non altro nei dialoghi, quello che è la parola di Manzoni. Ci uniformiamo il più possibile a quella che è la scrittura di Manzoni. Che cosa succede in questo caso? Questa sceneggiatura scritta in italiano con molta parte di Manzoni viene tradotta in inglese. Gli attori recitano ognuno per conto proprio in inglese, perché poi non è che c'erano dei francesi che lavoravano, come sappiamo benissimo, tutti noi abbiamo lavorato in un'altra lingua, che non è la cosa più semplice. Successivamente l'inglese viene ritradotto in italiano per il sync, perché bisogna doppiarlo. E allora a quel punto ci rifiutammo di doppiare. Poi naturalmente, siccome siamo italiani, naturalmente ci fu qualcuno che di straforo, a Milano mi pare facessero questa cosa, non so dove, doppiò queste cose. Non siamo mai uniti. Quando c'è l'interesse personale, ognuno fa, beh, faccio gli affari miei, eccetera. Io sono il più furbo, eccetera, eccetera. Allora, che cosa è venuto fuori del Manzoni originario? Un po' la storia, ma di storie, ma ne abbiamo a bizzeffe di storie, che l'una vale l'altra. Non è C'era rimasto stato niente. un precedente del sceneggiato dei Promessi Sposi degli anni 60, diretto da Sandro Volpi, C'è, quindi esatto. non era la prima volta che si affrontava Sì, ma un'opera del almeno genere in televisione. erano parole del Manzoni, erano attori italiani, erano cose. Quindi, ma al di là di questo episodio, oggi non è certamente il programma, non mi ricordo il nome, dove ballano e cantano che fa culturalmente eleva le cose. La conoscenza non è solo la conoscenza scientifica, è la conoscenza dell'uomo, dell'animo, della psiche, eccetera. Quindi, quale cosa migliore del teatro? Una volta si leggevano le novelle, c'era la lettura di Albertazzi che io seguivo, appassionato perché bravissimo, Foà, adesso tutte queste cose, non c'è più niente, non c'è più niente, veramente. Allora, siccome io poi devo continuare a lavorare, non è che dico non partecipo a queste cose. Intanto, quando a volte vado a fare i provini, mi dicono: ma scusi, ma lei parla sempre così? No, dico, questo io parlo così, parlo, perché come devo parlare? Ma lei non può sporcare un po' la cosa? Sì. Oh, dimmi che devo fare. No, allora tu sei classificato un attore di teatro, non basta, non puoi fare cinema, non puoi fare. Adesso ho finito di girare a Natale un film, un film opera prima, con la regia di Luigi Locascio, che è passato a fare il regista, oltre che fare l'interprete di questo suo film, ha scritto la sceneggiatura, bellissima sceneggiatura, e con le cautele, con le attenzioni, con la buona educazione, mi dice: Massimo, scusa, intanto lunghi provini, lunghe discussioni, eccetera. Ma tu te la sentiresti, saresti in grado di dare un accento toscano alla cosa?
Dico, sì, certo, non, io rifuggo un po' dal dare gli accenti, perché poi sono sempre sovrapposti. Sì, posso atteggiarmi un po' a una sorta così di romanesco, faccio per dire, oppure se vogliamo fare una distinzione, possiamo fare anche al doppiaggio, ho fatto delle piccole caratterizzazioni, così dando una sorta di accento siciliano, napoletano, veneto, ostrega, venchina, non è quello che risolve, tant'è che poi Locascio ha lasciato perdere il toscano per tutti, c'è qualcuno che lo conserva perché è suo proprio, e parliamo quello che è anche la lingua del doppiaggio, non L'italiano è è che. una lingua parlata dai doppiatori, diceva Ennio Flaiano, quindi poi chiaramente la bravura di un attore sta nel sapersi cimentare in ogni ruolo che gli viene proposto, quindi è sbagliato fare distinzioni tra attore di teatro, un attore è Ma sempre certo. attore, quindi cimentarsi nei ruoli che gli vengono offerti e nella la bravura dell'attore è saper fare qualsiasi ruolo, penso. Nell'ultimo film di Kubrick, io ho preso parte al doppiaggio di tutti i film di Kubrick, da Odissea nello spazio fino all'ultimo, ruoli piccoli o grandi a seconda del film. Nell'ultimo film doppiavo un bell'uomo di origine slava, ungherese, che fa il tentatore, che invita a ballare Leila Kidman e vuole portarsela su nella loggia dove ci sono quadri e cose esposte, naturalmente con degli scopi precisi. E ha questa bella scena del ballo, è un tentatore. E Maldesi mi diceva, guarda Massimo, dobbiamo dare l'idea che è uno straniero, che viene dall'Europa dell'Est, forse è ungherese, forse. Allora, cosa abbiamo fatto? Abbiamo dato piccole sporcature all'inizio di quando parla, piccolissimi accenni ad accenti un pochino più duri. Poi, dopo le prime frasi, basta, non abbiamo fatto più niente, parlavo così normalmente, anche perché il pubblico non è affatto stupido, capisce che cosa. Bisognerebbe avere più fiducia e meno fiducia in quelle che sono le tabelle degli ascolti o delle cose. Bisogna avere più fiducia nell'intelligenza della gente. La sua presenza come doppiatore si evidenzia soltanto dagli inizi del 1970 e quando entra in una sala di sincronizzazione lo fa per prestare la sua voce a protagonisti. Lei doppia Dirk Bogarde in Morte a Venezia di Luchino Visconti per la direzione di Mario Maldesi. Maldesi l'ha scelta dopo dei provini, ricorda chi erano gli altri attori provinati e infine Silvana Mangano e il ragazzo Bjorn Andersen erano doppiati e da chi? Cominciando dalla fine della domanda, non ricordo. Mi pare che Silvana Mangano si doppiasse da sola. Chi doppiava il ragazzo non ricordo proprio. Sì, ho fatto provini, e mi meravigliai poi che mi avessero chiamato per fare il provino per Bogarde, che io sono un baritono fondamentalmente, come qualità di voce. Bogarde è un tenore, e quindi per una sorta di adesione a questa. E poi mi spiegarono, sia Maldesi prima che Visconti dopo, quando fui scelto, che voleva Visconti dare un'impronta più calda, mediterranea, diciamo così, al personaggio. Quindi ho
avuto la fortuna di essere stato scelto per queste cose. Mi ricordo che allora c'era anche una difficoltà di la società, allora ero già in avevo lasciato la CDC e stavo con la CVD, mi pregarono di non chiedere più di tanto di compenso. Infine Visconti si era abituati a chiedere un po' di soldi. Lì fui pregato di non, perché c'erano dei problemi di produzione, eccetera, ma a me importava molto relativamente l'idea di doppiare un così grande attore per un grande regista, già mi bastava. E l'esperienza è stata bella, poi c'era sempre lui in sala, Visconti, che a un certo punto mi disse un giorno, una mattina, allora si facevano poi pochissimi anelli a turno, si cercava la qualità, fondamentalmente la qualità. E una mattina Visconti mi disse: "Oi ti Massimo, perché non fai il cinema con quella faccia che c'hai?" E dice, io me la faccio fare lei, me la faccio fare, visto che mi promise, mi disse: "La prossima volta allora vediamo." Purtroppo fece soltanto un film, no, la prossima volta ci fu, e fu Gruppo di famiglia in un interno, dove doppiai Burt Lancaster. E lì, al contrario, pensavo di non essere adatto, perché, e per la mia giovinezza, diciamo, nei confronti del personaggio. Invece sempre Maldesi mi disse: "No, la tua sensibilità, il tuo animo è per quel personaggio. Alla voce non ti preoccupare, ce l'hai abbastanza bassa, noi te la abbassiamo ancora di più in missaggio." È quello che lui disse a Visconti, quando Visconti disse: "Sì, va benissimo, sento che Massimo è quello più vicino allo spirito del personaggio, però la voce è giovane." E Mario Maldesi gli disse: "Luchino, ci penso io." E si è rivelata una scelta felice. Sì, grazie a Dio. Ancora per Maldesi, lei presta la voce a Darth Vader, ribattezzato nella versione italiana in Lord Fener. Se è vero che per fare un buon doppiaggio bisogna seguire la bocca e gli occhi dell'attore, come affrontò lei il doppiaggio di un personaggio che indossava una maschera e si rese conto già all'epoca che stava prestando la voce ad un personaggio che poi sarebbe diventato memorabile nella storia del cinema? Sì, uno dei problemi che io dovevo affrontare, problemi con me stesso, era la soggezione, il tremore di non andare a sync. E Mario mi diceva spesso: "Non importa il sync, prima trova il personaggio. Prima trova lo spirito del personaggio, dopo troviamo il sync." E la mia abitudine era invece di preoccuparmi subito del sync. Io sono molto lento, impiego tempo a capire le cose e soprattutto a farle mie. Per cui ho impiegato un po' di anni a essere così disinvolto, mai raggiunta la disinvoltura di Oreste Lionello, naturalmente, però adesso e quando naturalmente feci il provino, però Mario mi disse: "Lo fai tu sicuramente, sono convinto di questo." Quando poi mi comunicò che comunque avevo vinto il provino e che dovevo fare, facemmo naturalmente in colonna separata, e mi disse: "Finalmente sei libero dal sync, per cui normale, Massimo, con la tua voce normalissima,
come ti viene. Stai dentro alle lunghezze della battuta, naturalmente, però libertà massima. Ecco. Difatti non ebbi difficoltà particolari, anche perché il respiro lo mettevano dopo al messaggio, per cui non dovevo se non stare dentro allo spirito di questo personaggio, che è l'incarnazione o un'emanazione del male, diciamo, ma della forza negativa. Però dopo avrà naturalmente un risvolto. Ecco perché c'è una scelta, l'avveduta, intelligente scelta di Mario Maldesi. Cioè, ho bisogno di una voce che non sia solo cattiva, ma che faccia intendere che dietro c'è una possibilità di bene, di buono. E quindi io allora non avevo assolutamente valutato il fatto che avrebbe avuto così riconoscimento, nel senso che proprio riconoscono la voce ancora oggi, se anche in autobus oppure prego signora, si accomodi, la signora mi guarda e dico sì, sono io, cioè è la mia voce, ma mi capita con tantissimi, veramente con tantissimi. Una voce che poi si è rivelata essere estremamente simile all'originale, fu un fatto voluto o una coincidenza? Beh no, un fatto voluto, come dicevo prima, le scelte di Mario Maldesi sono, non perché abbia scelto me, era una scelta intelligente, sono sempre state molto oculate, molto è stato un direttore di doppiaggio, è ancora un direttore di doppiaggio che riesce a vedere al di là. Io con lui ho fatto delle cose di cui posso vantarmi proprio, e lo debbo a lui, lo debbo. Lei ha pronunciato una frase che è entrata nella storia del cinema: Luke, io sono tuo padre. Ricorda la giornata in cui la incise, il turno, l'anello, se la doppiò in colonna separata? Oh no, non ricordo, non certamente in colonna separata, questo non ci piove, ma il giorno, proprio, anche perché c'è stato un accavallamento di episodi, prima, episodi prima del primo girato e del primo doppiato sono venuti dopo, eccetera, per cui non ho ricordi precisi di questo. A proposito invece della ci sono alcune frasi che sono questa e l'altra, la forza sia con te o sia con voi, eccetera. E quella della forza è richiestissima. Ci sono amici che a volte hanno, mi è capitato due o tre volte, anche l'altro giorno mi ha chiamato un amico e mi ha detto: senti, c'è Filippo, che no, il figliolino, che non vuole dormire, gli fai per favore la voce al telefono, la voce di Lord Fener, perché ecco. Ma non solo i figliolini di 10-12 anni, ma ci sono dei quarantenni che mi dico, quando giravo questo corto per il museo di Caprarola, i ragazzi della troupe erano molto giovani. Il fonico, alla fine, quando abbiamo girato tutta una mattina in cromachia, ero solo io, quindi ho fatto tutto. Alla fine è venuto, io stavo spogliandomi, e mi ha detto: Massimo, senti, dovresti farmi un favore. Va bene, dimmi. Visto che ho con me la macchina, il Niagara, eccetera, il Niagara, il registratore, eccetera, eccetera, e se tu mi incidi questa frase, che era una frase che diceva Lord Fener nel film,
Però devi sostituire il nome, metti il nome mio al posto del nome del personaggio a cui ti riferisci, eccetera. Allora, lui ha telefonato, non si ricordava la frase, io manco, non sapevo neanche, ha telefonato alla sua fidanzata, la quale ha visto la cassetta, sapeva dove stava la frase, gliel'ha richiamata, insomma, tutto. Poi ha voluto una seconda registrazione per fare una sorpresa a un amico con il nome dell'amico, naturalmente. Colmo di queste richieste a questa grazie a Dio a pagamento è stato un giorno mi telefonano e mi dicono: Senti, dovresti fare, abbiamo tutti i permessi di Lucas, di tutto, dovresti fare, se tu sei d'accordo, naturalmente ti paghiamo, eccetera, un tom tom, una navigatore, la voce di un navigatore. Con la voce di Lord Fener. Allora, le due voci erano una di Lord Fener e l'altra quella della come si Yoda. chiama? Yoda. E io dicevo, per esempio, devi andare assolutamente a destra. E Yoda mi diceva: No, veramente può darsi che sia più difficile, allora proviamo ad andare a sinistra. No, devi andare a destra. Ecco. So che qualcuno l'ha comprato che rideva su queste cose. Ancora nel film Star Wars, episodio 3, La vendetta dei Sith del 2005, lei è stato richiamato al leggio per incidere solo poche frasi. Com'è stato rientrare nel personaggio dopo tanti anni e ha ritrovato subito lo spirito e la caratterizzazione vocale di un tempo? Sì, non ero io, era la mia voce, non c'è stato problema. Non molto tempo fa, mi hanno chiamato per aggiungere un no a quando lui si ribella, Lord Fener si ribella all'imperatore e lo scaraventa, fuori nello spazio, diciamo. C'era da aggiungere un no, perché stanno, ogni tanto rifanno tutto, ripubblicano, eccetera. C'era un assistente, non c'era nessuno. Hanno detto: Deve dire un no. Ho sentito l'originale e ho detto il secondo no, ma niente di che. È rientrato però nel personaggio. Grazie al sodalizio con Maldesi, lei ha l'opportunità di prestare la voce in alcuni dei capolavori del cinema moderno. Solo per ricordarne alcuni: Arancia Meccanica, Qualcuno volò sul nido del cuculo, Il Maratoneta, L'Esorcista, Full Metal Jacket. Qual è il lavoro al quale si sente oggi più legato? Ricordo alcuni sono, non è uno solo. Ricordo qualcuno volò sopra il nido del cuculo, la bellissima battuta, la scena finale di quando il capo indiano uccide Jack Nicholson e dice quella bellissimo epitaffio dopo, ma prima ancora è quando la prima parola che dice il grazie dopo che Nicholson gli ha dato la gomma americana e lui tetragono questo mastodonte grazie e la faccia di Nicholson che cazzo parli un altro film nella che ricordo molto volentieri, è Il giorno della locusta, di Milos Forman, in cui doppiavo Donald Sutherland, personaggio, strano, lui era molto bravo, veramente molto bravo, aveva un po' di problemi, non era ritardato, aveva problemi soprattutto con le donne, di rapportarsi con le donne. È stata una bella. Uno dei ricordi più belli è il doppiaggio di Burt Lancaster in Gruppo di Famiglia in un interno. E
incontrai dopo che intanto la soddisfazione più grande dopo che Luchino Visconti aveva già avuto il primo ictus e stava sulla sedia a rotelle, non era venuto per tutti i turni di doppiaggio, veniva ogni tanto. Veniva però quando, finito il film, si sono fatte varie proiezioni per la stampa, per addetti ai lavori, eccetera. E si facevano in grandi sale, che adesso non ci sono quasi più, dove si proiettavano, servivano anche per incisione, orchestra, eccetera. Comunque, nel film c'è un momento in quando Lancaster racconta di come lui abbia tenuto sempre sul comodino, sul proprio tavolino da notte, un libro dove c'è un racconto. In questo racconto, e lui lo riassume brevemente, dice: in questo racconto si parla di un uomo, in realtà parla di se stesso, parla di un uomo che vive in una casa, però parte, si assenta, torna, e ogni volta che torna c'è sempre qualche variazione, c'è qualche cosa, qualcuno che cammina sopra. E la macchina da presa fa un bellissimo movimento che parte dalla faccia di Lancaster e comincia a carrellare, a salire in ellisse lungo la stanza, che naturalmente è piena di quadri originali, come voleva il conte, e va al soffitto, perché lui dice che questo uomo che torna a volte sente dei passi sopra, come se qualcuno abitasse, a volte poi no. Ecco, è chiaramente il riferimento alla fine, alla morte. Certi momenti si avvicina, altri no. E poi la camera è arrivata al soffitto, fa lo stesso percorso al contrario e termina su di lui. Questo parlare della morte per metafora, ecco, nel silenzio della sala, alla fine di questo breve monologo, fatto con la mia voce in questo caso, si sentiva qualcuno che, quando abbiamo un po' di commozione, lacrime che stanno non ancora uscendo dagli occhi, ma sono qui, si sono formate qua nei canali interni, e allora, ed era lui, era Luchino Visconti, commosso, ogni volta che io ho assistito a queste proiezioni, in quel momento c'era lui commosso, e per me è stato massimo complimento. Assolutamente, assolutamente. In Quinto Potere è William Holden recitando Allegio con Ada Maria Serra Zanetti, che doppia Faye Dunaway, Luigi Vannucchi, che doppia Robert Duvall, e Alberto Lionello, che presta la voce a Peter Finch. Un cast di doppi attori da grande teatro di prosa. Oggi, quando si reca a doppiare in sala, ha modo di rivivere quelle atmosfere passate? Che ricordo può darci di Luigi Vannucchi da una parte e Alberto Lionello dall'altra? Beh, intanto facevamo colonne separate. E però lavorare sentendo se qualcuno di noi aveva doppiato già prima, aveva fatto la colonna separata prima, chi aveva a che fare con lui nei dialoghi poteva sentire il suo doppiaggio in cuffia, e quindi c'era già la possibilità di collaborare insieme a questi colleghi. Io ricordo che Lionello ne aveva fatto una bellissima interpretazione di questo personaggio sopra le righe, Peter Finch,
Ecco, il doppiaggio di William Holden è un altro di quei doppiaggi dei miei doppiaggi che ricordo molto volentieri, perché era un William Holden lontano dai miei ricordi di quando l'amore è una cosa meravigliosa, eccetera. Il William Holden più giovane, qui era un uomo provato dalla vita, un uomo che lotta, che cerca di lottare contro l'invasione di questo potere, cosa dimostrato a oggi in maniera Profetico. evidente, profetica proprio. E sapere di stare insieme a Vannucchi, che poi era stato un mio quasi maestro all'inizio, mi aveva aiutato. Io ero molto grato a lui, era un po' un esempio per noi. E Lionello lo stesso, e anche Ada, era bello, Un'altra prova indubbiamente. importante nella sua attività di doppiatore è quella offerta in Il deserto dei Tartari, dove presta la voce a Max von Sydow. Recita con Vittorio Gassman, che si autodoppia, e dall'altra parte Giancarlo Giannini, che doppia Jacques Perrin. Dopo aver ricordato quel lavoro, probabilmente realizzato in colonna separata, cosa significa per un attore abituato a recitare in teatro, a contatto con gli altri interpreti, con il pubblico, ritrovarsi soli in una sala fredda e buia come quella del doppiaggio? Prima di rispondere alla domanda devo fare una precisazione. Poco fa ho confuso il regista del giorno dell'Augusta è Schlesinger, mentre il regista di Ragtime è Milos Forman. Beh, tanto non era la prima volta che facevamo colonne separate ero fiero di essere stato scelto dopo Provino per doppiare von Sydow, un attore che ho sempre ammirato. È molto vicino, la mia voce è molto vicina alla sua. È anche come timbro spirituale, diciamo, questa sua presenza quasi ieratica, questo suo modo misurato. Ci siamo incontrati con Giancarlo Giannini quando lui finiva, magari entravo io. L'unico con cui mi sono incontrato con Giuliano Gemma, che era a sua volta doppiato, credo, da Maestri. Non ho episodi particolari con Giancarlo Giannini, poi ci si conosceva dai tempi dell'Accademia, ma avevamo lavorato insieme e avevamo fatto nel doppiaggio di Morte a Venezia. Lui doppiava l'amico del protagonista di Dick Bogart. E invece il rapporto con Zurlini, quando io iniziai il mio turno di doppiaggio in colonna separata, non fu felice all'inizio. Incedemmo il primo anello e lui mi disse: no, non va. Beh, cosa devo fare? Mi dica. Ma io non ho niente da dirle. Lei imiti questo attore, von Sydow, che è il più bravo in assoluto. Sì, dico, io tento di imitarlo, poi se mi dà qualche aiuto. No, 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 faccia, faccia. Registriamo e lui continua a dirmi: no, no, non ci siamo. Ma mi dica qualcosa, mi dica qualche aggettivo, nel senso che più, meno. No, 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 lei imiti von Sydow. Sì, cerco di imitarlo. No. La cosa cominciò a farsi pesante. Tant'è che io in un attimo in cui stavano in una pausa, parlai con l'assistente e disse: io me ne vado, non sono capace a lavorare così. O mi aiuta, se io non ce la faccio da solo, visto che tu sei il regista, mi dai una mano. Ecco. Inutile che si trinceri dietro. Imiti von Sydow
è quello che cerco di fare, è un bravissimo attore. E l'assistente riuscì a ottenere pausa, come se fosse un intervallo fra due turni, quindi un quarto d'ora abbondante. Parlò con Zurlini, io andai al bar a calmarmi perché mi ero veramente irritato, e tornammo, rincidemmo l'anello, non mi disse niente, mi disse semplicemente andiamo avanti, facemmo un altro anello, un altro ancora, e disse benissimo. I due opposti. Non era cambiato molto il tutto. Manteniamo un attimo un parallelismo tra la sua attività di attore teatrale e quella di doppiaggio. Lei è attore teatrale con alle spalle anni di esperienza recitativa. Quando è diretto in sala di doppiaggio si affida totalmente quindi al volere del direttore, magari giovane e con una relativa esperienza? Sì, fondamentalmente io ascolto. Ascolto il direttore, così come ascolto un regista sia al teatro che al cinema. Bisogna però che anche loro ascoltino me, non tanto la mia voce soltanto, ma io ritengo che il direttore di doppiaggio, il regista, è un po' come un allenatore di una squadra di calcio. L'allenatore deve conoscere non solo le gambe di Ibrahimovic, ma deve conoscere la sua indole, il suo spirito, che cosa è fondamentalmente come individuo, per poterlo usare in un certo senso, per potergli fare quello che lui desidera. Io sono lento, come dicevo prima, ho bisogno di appropriarmi lentamente delle cose, quindi ho fatto un provino non molto tempo fa con un giovane rampante direttore di doppiaggio che gode di una buona fama e mi ha indisposto quasi subito. Nel senso che, beh, ma tu sei un grande attore, allora 448, e facciamo la prima prova. No, ma scusa Massimo, ma io un attore come te, no, dico, lasciami il tempo. Ma no, ma scusa, ma perché fai così? Ma no, ecco, per me il rapporto è finito. Non c'erano proprio le premesse per instaurare un lavoro assieme. Tornando un attimo a Max von Sydow. Oltre al deserto dei Tartari, c'è un lavoro al quale lei è particolarmente legato? Sì, io ho avuto occasione di doppiare von Sydow qualche tempo dopo, no, un po' di tempo dopo aver doppiato il deserto, aver doppiato lui nel deserto dei Tartari. E avevo girato un film, avevo conosciuto Stefano Rolla, che faceva l'aiuto in questo film. Poi Stefano fece il suo primo film e i due protagonisti adulti erano Max von Sydow e Virna Lisi, più un ragazzo giovane. Il film era Bugie Bianche. E Stefano mi chiamò e mi disse: vorrei che lo doppiassi tu, l'hai già doppiato nel deserto dei Tartari. Ecco. Bene, sono legato, a parte che è un film delicato, molto gradevole. E lui, von Sydow, era come al solito molto bravo, in un personaggio poi giusto, molto giusto per lui. Anni dopo ho ricordato questo film perché Stefano Rolla è uno degli italiani non militare morto a Nassiriya quando ci fu l'attentato al contingente italiano. Stefano Rolla era lì a Nassiriya per girare un documentario come regista, come operatore. La cosa che
mi è dispiaciuta molto è che la compagna di Stefano Rolla, quando sono state fatte in Italia celebrazioni per questi caduti, ogni volta lei andava, si presentava, anche Stefano era un caduto italiano, non l'accettavano perché non era sposata con Stefano. Questa è una situazione molto italiana, molto ipocrita nella cosa. Di fronte a queste cose, non... comunque, anche questi sono ricordi. Nella sua attività di doppiatore ha prestato la voce a tanti attori stranieri. Le è mai capitato di doppiare attori italiani? Cosa pensa di questo fenomeno tutto italiano, di attori italiani doppiati da doppiatori italiani? E cosa pensa dei registi italiani che parlano male del doppiaggio pur utilizzandolo in maniera massiccia poi nei loro film? Beh, rispondendo dalla fine, partendo dalla fine, oggi non si fa quasi più il doppiaggio totale del, come accadeva nel passato. Oggi si tende a fare la presa diretta, fondamentalmente. Sì, poche cose sono da doppiare. Ecco. Una volta invece c'era questo malcostume e buon costume, se vogliamo. Certamente per De Sica era un buon costume, nel senso che Ladri di biciclette non poteva non doppiarlo, oppure per Fellini. Io però ero in un ambito di tempo, gli anni 70, dai 60 in avanti, in cui il sindacato, il nostro sindacato attori, voleva porre dei paletti alla situazione che chiunque preso per strada poteva fare l'attore. Cioè cercavamo di difendere il nostro lavoro, per cui voce, volto, o volto e voce. E per cui io mi sono sempre, una volta presa coscienza di questo fatto, mi sono sempre rifiutato di doppiare gli italiani. L'ho fatto un paio di volte perché gli attori che doppiavo non erano disponibili a doppiare se stessi, e allora con il loro permesso li ho doppiati. Ho fatto dei provini per Amarcord di Fellini, essendo io romagnolo, però alla fine ho detto no, io non faccio il provino se c'è un attore straniero, se c'è, ma io italiani non li doppio. Poi il paradosso di doppiare magari il romagnolo, un romagnolo. Sì, però Fellini non l'ha prese bene, nel senso che, come per dire, va bene sindacato, d'accordo, però per me un'eccezione, in realtà avrei potuto farla benissimo l'eccezione, perché il cinema anche visionario di Fellini e soprattutto in Amarcord non poteva che prendere personaggi che erano della nostra terra e che difficilmente erano attori. E invece però rimasi nel film la voce del ritratto di Mussolini, quello fatto coi fiori quando ci sono le cerimonie di ginnastica eccetera, e la sua bocca che si apre così, e la voce è mia. Nella sua carriera lei è stato socio di due delle più importanti società di doppiaggio, la storica CDC da una parte e dall'altra la CVD. Le chiediamo un ricordo dell'ambiente che si respirava in queste grandi società, dei personaggi che le frequentavano, in particolare di Renato Turi e Oreste Lionello per quanto riguarda la CVD. Sì, come dicevo prima, ebbi la notizia di essere stato preso socio in CDC mentre stavo facendo nel 66 a Milano il Don Giovanni di Molière. Avevo fatto già un poco di
apprendistato, diciamo. Poi fui assunto alla, come socio nella, preso come socio nella CDC e per un po' di tempo, avendo sempre avuto più questa voce baritonale, eccetera, facevamo, io e Ferruccio Amendola facevamo, Amendola la sua voce un po' velata, un po' non era ancora esploso, non aveva ancora doppiato Midnight Cowboy, non aveva ancora fatto il Monnezza, era, per quanto fosse dentro la CDC da tempo, e facevamo i personaggi, i negri fondamentalmente, o i sergenti, che in genere hanno voci un po' basse, un po' rotte, eccetera. Poi Panicali, che era direttore della alla CDC, mi scelse per doppiare Laurence Olivier in un film d'azione, cartoon, con Charlton Heston. Era un personaggio particolare, era il Mahadi, un uomo, un arabo di colore, molto fanatico. Naturalmente questo suscitò molte invidie, perché ero l'ultimo entrato, e doppiare Laurence Olivier era molto ambito, ecco. Io non avevo fatto niente per... Poi avevo da una parte la fortuna di fare continuamente teatro, per cui ero poco disponibile al doppiaggio. Per cui non suscitavo troppe invidie. E a tal proposito, noi ci viene spontaneo chiederle: è stata una sua scelta o è stata una scelta imposta quella di continuare a mantenere un filo rosso con il teatro anziché dedicarsi esclusivamente al doppiaggio, come hanno fatto molti suoi colleghi? Quando ho cominciato a fare l'attore, ho pensato anche di procurarmi le capacità tecniche per fare un po' tutto, teatro, cinema, che riassumono fondamentalmente. Quindi il cinema significa anche doppiare, se non altro, se stessi. E quindi per me l'inizio è stato proprio imparare a doppiare per poter doppiare me stesso, con tanta presunzione naturalmente. Mi sono doppiato poche volte, no, una quindicina di film. Mi è capitato anche questo, il primo film a cui ho preso parte, La Bibbia, nell'episodio della Torre di Babele, e io ero al servizio di un capo tribù, Stephen Boyd, quello della corsa delle bighe in Ben-Hur, e lui era il nostro capo. Io divento il suo comandante quando lui diventa re, e quando fa costruire la torre, e io lo accompagno insieme ad altri notabili, eccetera. A proposito del film in cui mi sono doppiato, ce n'è uno invece in cui non mi sono doppiato, o meglio, è stato lasciato l'originale, perché parlavo in aramaico antico, Sharmahadad, Sharkibitirbane, Benilani, Ulu Jarukashame, mi ricordo ancora la battuta, tanti anni fa. Era La Bibbia, l'episodio della Torre di Babele, dove facevo il capitano del re Nimrod, che era l'attore Stephen Boyd, e quello della corsa delle bighe in Ben-Hur. Quando lui sale, e noi lo accompagniamo come suo seguito sulla torre, dice: deve essere ancora più alta. Chiede a me l'arco, my bow, e io gli do l'arco, lui
scocca la freccia verso l'alto, la freccia si perde nei cieli. E naturalmente verso Dio è una sfida alla divinità, per cui arriva il terremoto, cioè tutto è. Quando ci destiamo in senso figurato da questo terremoto, c'era un elicottero sopra che muoveva le pale e quindi tutto, due aerei a terra che mandavano con le eliche, era tutto che crollava, eccetera. Parliamo tutti una lingua diversa. Ecco, quella, io parlavo l'aramaico antico. L'unico che continuava a parlare in inglese, lingua originaria del film, era Stephen Boyd. Quando il film è venuto in Italia, Ettore Giannini, che faceva il direttore di doppiaggio, mi chiamò e mi disse: «Senti Massimo, tu sei già colonna originale così, perché parli, avevo detto un'altra parola in inglese all'inizio, Dio nostro al nostro comandante, quella te la dici in italiano, però io ti chiedo una cosa, doppiami Stephen Boyd, perché ho bisogno di una voce possente, eccetera». Poche parole, dice. Ecco, quello è l'unico caso in cui io ho doppiato un altro attore essendoci io stesso nel film. Il resto, gli altri mi sono sempre doppiato da solo, quelle volte che non c'era la presa diretta. E perché lei ha scelto di mantenere, allora, dicevamo, un collegamento con il teatro e di non dedicarsi esclusivamente al doppiaggio? Sì. Ecco, avevo detto che volevo imparare a fare il doppiaggio, poi mano a mano che ho avuto la fortuna di essere chiamato a interpretare personaggi, a dar la voce ad attori bravi, soprattutto bravi, importanti, ma bravi, fondamentalmente bravi, molte cose ho imparato anch'io da loro. E ci ho preso gusto, nel senso che dai, ho doppiato Richard Burton nell'Assassino di Trotsky, per esempio, oppure ho doppiato William Holden, okay? È sempre un biglietto di presentazione buono, più che buono. Mano a mano che sono andato avanti nel tempo, privilegiando il teatro però al doppiaggio, mi sono trovato poi ogni volta che tornavo a dover affrontare quelle che erano situazioni interne ai gruppi in cui io stavo, che erano stabilizzate e quindi non era molto difficile essere inseriti. Piano piano mi sono un poco allontanato. Poi, venendo ad abitare qua in campagna, mi sono detto, bene, basta, non lo faccio più. Non è vero che non lo faccio più. Se mi chiamano, vado. Non molto tempo fa ho doppiato Donald Sutherland nell'ultimo film, quello su... La legione perduta, no, non mi ricordo che cos'era. L'ultima legione. Oppure, ecco, ho doppiato, ma chiamato Tonino Accolla un tempo fa, c'era mio figlio che doppiava il protagonista in un film I Guardiani della Notte, film di guerrieri, eccetera. E siccome conosco Tonino da quando lui faceva l'attore a teatro tanti anni fa, mi ha detto: «Massimo, visto che c'è tuo figlio che ha vinto il provino e che mi piace molto per fare questo protagonista, c'è un narratore che introduce la storia del film, mi piacerebbe che fosse la tua voce
a fare il narratore, perché subito dopo, quando il narratore ha finito, la prima voce che sentiamo è quella di tuo figlio, cioè del personaggio. E l'ho fatto molto volentieri, sono andato. Ecco, vado quando capita, così, quando mi chiamano, ma se debbo, vado anche a fare provini, non sono di quelli che dicono, oh, ma come, io sono uno che ha alle spalle questo passato, mi chiamate per fare un provino, no, è giusto, faccio i provini per la televisione, faccio i provini per il doppiaggio, non per il come cinema. Dovrebbe fare un bravo attore. Un ultimo salto nel passato, un ricordo di Renato Turi da una parte e Oreste Lionello dall'altra. Renato è stato uno zio, diciamo. Insieme a Carlo Baccarini, che era un fratello maggiore, estrema comprensione ho trovato da parte di Baccarini, da parte di Renato Turi. Erano persone, purtroppo sono morti tutte e due, a cui io mi affidavo, anche perché con il mio girovagare col teatro, quindi mi affidavo anche per i soldi da chiedere, quando vincevo un provino, completamente. Ho un ricordo bellissimo, non molto tempo fa mi hanno, bontà loro, assegnato un premio che hanno assegnato anche alla figlia di Carlo Baccarini, Laura, che è ballerina, attrice, che adesso vive a Parigi, e abbiamo ricordato suo padre con molto piacere. E Oreste era provocatore, come era nel suo modo. Oreste era un esempio di capacità camaleontica di doppiare. Riusciva, giustamente, ma era l'unico che aveva questa estrema capacità della... mi piaceva giocare con me, a provocarmi. Diceva, tu fai teatro classico, vieni qui, doppiamo questo film di Woody Allen, vediamo, fai questo. Ecco, per me era... Da Shakespeare a Woody Allen. Ah, sì, va benissimo. Mentre nella CDC, non posso non ricordare Pino Locchi, che è stato anche lui un maestro, Pino Locchi, Rinaldi Peppino, due maestri veramente. Io ho lavorato anche sotto la direzione di tutti e due, di Peppino, e c'era stata anche una proposta, Maria Pia Di Meo, Rita Savagnone, mi chiamava Pino, diceva, Massimino, guarda, è semplice. Lui era bravissimo, aveva una disponibilità al doppiaggio particolare, molto umano. Mi aveva preso un po' sotto protezione, anche perché sinceramente io, molto più giovane di loro, molto meno esperto di lui, di Peppino Rinaldi, non davo fastidio, non suscitavo invidie, perché stavo poco sul mercato, ero sempre in giro a fare teatro, per cui non mi si favoriva certe volte per fare certi ruoli, perché anche cambiare voci, sentire... Ho un bellissimo ricordo di Peppino e di Pino, anzi Maria Pia Di Meo, dopo che io avevo praticamente lasciato il doppiaggio, mi chiamò per fare per la televisione un ciclo, e lei mi disse, perché non torni con noi? In fondo, dopo la morte di Pino Locchi, a noi manca una voce tipo quella, per quanto la mia più bassa rispetto a quella di Pino più duttile.
Le mie scelte però sono state quelle, come dicevo, di vivere in campagna e di non arrabattarmi più per trovare il doppiaggio da fare. O mi chiamano, qualcuno ancora mi chiama, in ricordo di vecchi tempi, oppure così. Visto che alcuni degli attori che ho doppiato, molti sono morti, però il ricordo, avendo doppiato, avendo avuto la fortuna di partecipare al doppiaggio di film importanti, per cui rimane, allora qualcuno, beh, andiamo a vedere il vecchio Massimo se è ancora vivo. Pronto Massimo? L'ultimo doppiaggio che ho fatto è stato. Ho doppiato un attore inglese di tanti anni fa in un ciclo shakespeariano nel Tito Andronico, Menenio Agrippa. Non ricordo il nome dell'attore. Mi chiamò Alberto Ciurluini, direttore e produttore di doppiaggio. E abbiamo fatto questo qua. Poi ne dovrò fare altri, questi. Possiamo assicurare che la voce è rimasta sempre la stessa. E allora, signor Foschi, noi la ringraziamo di questo suo contributo al nostro ciclo di interviste e della sua saggezza, della sua esperienza, che speriamo degli insegnamenti che il nostro pubblico potrà trarre da questa sua intervista, e proprio al nostro pubblico, a tutti i telespettatori del nostro sito ilmondodeidoppiatori.it, l'enciclopedia del doppiaggio, chiediamo di mandare un saluto. Certamente, certamente. Non posso non salutare con una delle frasi tipiche del personaggio che più è ricordato attraverso la mia voce, cioè Lord Fener. La forza sia con voi. Ciao.